un altro video in collaborazione con Kiss & Makeup, questa volta sul trucco riguardante l'autunno. Allora, oltre ad essere un video in collaborazione con Kiss & Makeup, ho deciso di fare questo trucco utilizzando solo ombretti, quasi solo ombretti Martora, e quindi sarà... approfitto di questo video anche per citarvi alcuni prodotti di questa casa cosmetica che, come avrete sentito nominare in parecchi video, è spagnola. Ho apprezzato moltissimo la qualità di questi prodotti cosmetici. So bene che non hanno un prezzo bassissimo, comunque sia qua sotto troverete tutti i link in cui potrete guardare tutti i prodotti di questa ditta cosmetica, appunto Martora, e vi metterò ovviamente anche il video in collaborazione, il video di Kiss & Makeup sul trucco autunnale. Allora, la prima cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fondotinta che ho utilizzato anche per questo trucco, che è questo qui, come vedete. Apparentemente sembra troppo chiaro per la mia pelle, però è ottimo, perché si sfuma molto molto facilmente, ed è il numero 4 ed è fatto così. Ho riscontrato una somiglianza non indifferente di questo fondotinta con questo qui di MAC, che è uno dei miei fondotinta preferiti, che è lo Studio Tech. Una texture veramente leggerissima, che sembra quasi essere, per quanto è morbida, leggera, troppo unta, però non è assolutamente così, perché una volta applicato sul viso si fissa ed è a mio parere adatto per le pelli grasse o miste come la mia. Quindi è veramente fantastico. Se siete amanti dello Studio Tech come me, questo praticamente è molto molto simile, ve lo assicuro, e mi è piaciuto tantissimo. Altra cosa che ho apprezzato moltissimo è il correttore, che mi è arrivato praticamente in questa confezione qua di plastica, 50-135, come vedete Martora, e appunto arriva in questa cialdina qua gigantesca. È veramente favoloso, mi è piaciuto da morire, si fissa in una maniera veramente perfetta. È un sacco di prodotto, quindi anche questo è uno dei prodotti che consiglio di questa ditta, perché mi è piaciuto veramente da matti. Che vi consiglio sono gli ombretti. Io ho ricevuto praticamente questi tre, questo non c'entra nulla, è il print di MAC, e con questi due appunto ho realizzato questo trucco che avete visto già dall'intro. Sono veramente favolosi, vi faccio vedere così velocemente la pigmentazione di questi ombretti, che è favolosa. Comunque, di fare un saltino nel loro sito, che vi metterò qua sotto, così per sbirciare un po' i loro prodotti. Avrete visto già un sacco di video comunque sia con questi prodotti di Martora, e io tutto sommato ve li consiglio, soprattutto se siete delle makeup artist, perché comunque sia sono prodotti molto professionali a mio parere. Ok, passiamo al trucco di oggi e vi dico immediatamente cosa ho utilizzato sulle guance. Ho fatto un po' di contouring con questa terra qua, che è di MAC, si chiama Refined Golden, della collezione limitata di quest'estate, ma è semplicemente una normalissima, normalissima terra. Poi, come blush ho utilizzato questo qua, sempre di MAC, che è il Pink Swoon. Come illuminante Soft and Gentle di MAC, come saprete è il mio illuminante preferito, non ho ancora trovato un illuminante che sia favoloso a mio parere come questo, ma sicuramente troverò un'alternativa valida, meno costosa, perché comunque sia questo Mineralize costa una trentina di euro, il che è davvero davvero tanto, e me ne rendo conto. E sulle labbra ho utilizzato sempre MAC questo Dazzle Glass, che è una cosa strabiliante. Ve lo faccio vedere un attimo sguocciato sul palmo della mano. Come potrete vedere è strapieno di brillantini, questo rosa freddo veramente pienissimo di brillantini.
questo si chiama Rags to Riches. Saluto Kiss & Makeup e la ringrazio per questa fantastica collaborazione. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Allora ragazze, inizio con andare ad applicare il mio colore light, che inizialmente sarà Gesso di MAC, e lo applico qui all'angolo interno dell'occhio, sfumato verso l'interno, anche in questa parte qui, e ovviamente subito sotto le sopracciglia qui. Per intensificare ancora di più questo colore bianco matte, vado ad applicare un pochettino del mio bianco matte preferito, che come saprete è di Laila, si chiama I Art Extreme Eyeshadow ed è il numero 01. Questo lo vado ad applicare sia all'angolo interno un pochettino qui e sia nel punto più alto sotto le mie sopracciglia. E ora, come primo colore su tutta la mia palpebra mobile, andrò ad applicare questo colore qui di Martora, che è una specie di color mattone ed è il numero 498. Facendo attenzione a sfumarlo bene qui con il colore highlight. Qui sfumo questo colore qui, che è sempre di Martora ed è il numero 444, e che è questo blu elettrico azzurrino, insomma non saprei come descriverlo, molto molto simile a Electric Heal di MAC. Lo prendo con un pennello per sfumare e lo vado ad applicare con tocchi molto molto leggeri nella piega dell'occhio. Ok, ora nella parte sotto la rima interna faccio una linea con una semplicissima matita bianca. Vado a tamponare sopra questa linea sempre un po' del mio blu elettrico. E ora in questa parte qua della pieghetta dell'occhio andrò ad applicare un po' del mio nero matte, che come saprete tutte è il 84 di Kiko, e faccio praticamente una linea fra il colore mattone e il blu elettrico, e successivamente la vado a sfumare. La rima interna utilizzerò una semplicissima matita nera, questa è di Madina ed è la 01. E ora, come tocco finale, andrò ad applicare delle ciglia finte, queste sono di MAC e sono le numero 34.